di Hernanes a livello tazzo, segnato, in vantaggio, sì, sì, vantaggio. Avevo avuto l'impressione che la palla fosse sull'esterno della porta. Hernanes. Punizione di Hernanes, allora, e gol della Lazio, vantaggio all'Adriatico 1-0. Pronti via, tu eri tanto pronti preoccupato. Via. No, preoccupato. Fra Pescara e Lazio è come se io voglio fare 100 metri con Bolt. Scusa, solo che, insomma, questo Pescara, possiamo descriverlo un capolavoro. C'è capolavoro. Chi gioca bene e non segna mai. Cioè. C'è chi è scarso e ha fatto 7 punti. Il campionato in Serie A è questo. Il Pescara aveva fatto 7 punti poi in 3 descrive. Partite. Questo è un capolavoro. Si è fatto, ha levato la ragnatela. Abbi pazienza, il portiere sì. Capito, a 30 metri questa palla qui forse si può anche tentare di prendere. Ma comunque va bene. Perin. Sì, è una delle grandi promesse del calcio italiano, Perin. Occasione anche per la Juventus su punizione di Pirlo, palla lunga da tutte le parti, Fiorentina-Bologna, Mattei, come andiamo? Ma andiamo tranquilli per adesso, la Fiorentina tatticamente è disposta come sempre, cioè 3-5-2, Mati Fernandez, attenzione, eccolo! Cavalero, destro, centrale, è disposta come sempre, quindi Mati Fernandez fa l'interno di destra, Borca Valero quello di sinistra e Olivera fa il pizarro, per intendersi, e poi solito menù della difesa e dell'attacco, come vi ho detto, con Savic centrale e con... C'è un cellulare che suona, anche se è silenzioso, ma c'è un cellulare che suona, è quello di Michel. No. Scommetto di sì. No, ti sbagli. E allora era quello di qua, l'ho sentito suonare io da qui, quindi. Rischio di chi? Né Pioli, né Montella mi possono ascoltare. No, per ora. Io farei una marcatura feroce, il Bologna su Jovetic e la Fiorentina sul Diamanti, perché sono tutte e due diffidati, quindi tutte e due giocano un po' con la paura di beccarsi il quarto cartellino e di beccarsi la squalifica. I Jovetic e Diamanti. E Diamanti sono diffidati tutti e due. Punizione per la Fiorentina no, questa? No, non è, non è partito l'arbitro, non fischia praticamente nulla. Sta facendo anche poco fa, c'è stato un altro intervento duro. Poco fa c'è stato un fuorigioco, fischiato al Bologna che era dentro di 30 metri, ecco, il giocatore del Bologna. Perfetto, resta da aggiornare, ovviamente Vittorio Betti vi darà tutti i particolari in cronaca per Pescara-Lazio, per quello che riguarda la parte di qui dello studio c'è Catania-Parma che vi ricordiamo è 1-0 e Torino-Cagliari che fino a questo momento è 0-0 fino a questo momento, poi vedremo che cosa capiterà a strettissimo giro di posta perché c'è un Torino particolarmente pimpante, il Cagliari soffre soprattutto in mezzo dove Nainggolan finora non l'ha mai pensa vista. Pensa Pulga. Come? Pensa lui. Sì. Vittorio, Schumacher in crescita, accoppiata Pulga Lopez. No, Gesù, l'hanno quotata. Non l'hanno quotata perché tanto non ci sarebbe nessun vincitore l'accoppiata all'ippodromo. Infatti c'è subito un calcio d'angolo per il Torino che batte Alessio Cerci, il quale ha detto a Torino scelta di vita, sono rinato anche lui. Assist man a Torino. Da una parte si riaccendono le luci, da quell'altra sono scelte di vita. E che ti devo fare? Ogni tanto sai. Giorgio, mi è sfuggita un po' la formazione della Juve, però mi pare di aver visto Marrone in campo. Marrone gioca centrale. E poi gioca Chiellini e Barzagli. Poi De Sceglie sulla sinistra. Lichtsteiner e De Sceglie. Scusami, Lichtsteiner e De Sceglie. Vidal, Pirlo, Marchisio, Vucinic, Mar. No, Vucinic Giovinco, che ha perso palla subito adesso per... e che ha preso un pestone. Paolino De Ceglie in attacco, De Ceglie che è stato, se non ricordo male, anche un anno a Siena proprio a fare tutta una maturazione buona. Poi era il prestito l'anno in cui c'era anche Gallo. Marchisio andò a Empoli. Non ce lo faremo. Erano ragazzi giovani. Dove gioca Oliveira nella Fiorentina, Tommy? Al posto di Pizarro? Pizarro preciso identico? Pizarro. Eccolo! Peccato. Angolo. Pizarro fa il Pizarro nel vero senso della parola, tra l'altro è partito anche in maniera piuttosto bene, ecco, piuttosto positiva, perché si sta facendo vedere, chiede il pallone, fa girare la squadra, insomma non sembra. Tra l'altro non è che sia stato ben visto anche l'anno scorso, però Olivera, ricordo a tutti i tifosi e anche a qui presenti che comunque Montella ha rigenerato uno come Romulo, quindi. Prima di dire l'ho magari già detto prima io, però ecco la Fiorentina, colpo di testa, Jovetic, rete 1-0 per la Fiorentina. Buono Stefan Jovetic, è buono, sì. Su calcio d'angolo ho temuto un attimo, aspetta che va a dedicare la rete in modo particolare a qualcuno. Vediamo da chi corre, ha chiesto ai compagni di stare fermi e di non abbracciarlo, sta correndo verso la panchina. Attenzione però, c'è anche l'arbitro, c'è una maglietta a Seferovic, la maglietta è per la roba sua, un nome che non conosco.
roba sua. Rehan Rodiendan. Non so chi sia. Se non lo sapete voi. Penso sia una frase nella sua lingua, non credo sia un personaggio. Non è la sua. Posizione regolarissima. Regolarissima. Calcio d'angolo, colpo di testa da parte, se non ho visto male, però, di Tomovic. Esatto. E Jovetic davanti al portiere, d'esterno la tocca da opportunista. Posizione poco regolarissima. Reattivi. È la partita del giovedì, questa qui. È un allenamento difesa, per la difesa. Difesa del Bologna. E Jovetic ha quota 5 reti. Possiamo capire poi se nel corso della trasmissione che cosa vuol dire questa dedica. Siamo contenti. Di questo, Raffaele, questo potrebbe essere uno degli schemi ideati da questo Vio, tutto causale. Il preparatore dei calci piazzati. È uno schema che vale contro la difesa del Bologna. Io ho già dato ragione a Vittorio quando però l'idea c'è, perché è un calcio d'angolo battuto abbastanza arretrato, la libertà che arriva Tomovic, lo so. Bologna, Jovetic, quello è vero, è una è cosa pazzesca. Questo dopo che io avevo raccomandato Jovetic, marcatelo anche quando torna negli spogliatoi, lo so, ma ormai tanto questo deve fare la marcatura ad uomo pura non esiste più, e se ti provi a farla ti danno dell'arretrato, del vecchio. Io